Siete insensibili. Voi siete insensibili. Perché ormai, dopo quasi 29 anni di carriera, ho cercato sempre di scrivere degli spettacoli nuovi, sempre, ogni anno. Questo è il terzo spettacolo in un anno, quasi il 75%, che non è poco, è molto. È bello che la gente viene nei camerini e mi dice: Antonio, bello, certo, però non mi ha fatto... Che? Non mi ha fatto quello. Poi gli fai quello, certo, è sempre le stesse cose. Oh, decidetevi, decidetevi. E allora, siccome questa cosa io la sapevo, siete insensibili. Io ho preparato questo piccolo finale per voi. E il finale è questo. Io invece sono molto sensibile ad una cosa. Non riesco a prendere questo mezzo di trasporto che è l'aereo. Proprio mi dà un'ansia, non ce la faccio. Sai quanti mi dicono: no, ma tu sei il Capricorno, non ce la faccio. Sei Capricorno, Leone, sembra in giù. Non ce la faccio, non ce la faccio. E quindi adesso ci sono tanti controlli, no? Ma questi sono giusti i controlli, è giusto fare dei controlli. Adesso addirittura allo stadio, prima di entrare tu allo stadio, per entrare allo stadio dicevano 40 minuti. Perché manco arrivi allo stadio, parcheggia macchina, metti piede fuori, ti arriva subito il poliziotto e ti comincia a fare così. Che ti comincia a toccare tutto, dice: ah, vedi, manco mia moglie mi tocca così. Sembra nei preliminari. Che a un certo punto il poliziotto mi faceva l'arbietto. No, però ti è piaciuto, di la verità. A un certo punto tira fuori il metal detector, sai, quello portatile. Mi comincia a fare pip 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 pip. Cioè, che cosa c'è qui in tasca? Dice: chiavi della macchina. Qui pip pip il telefono. Ma lo mette qua, quello di non lancia niente. Io molesta me, non ti conosco. Ma io lo sapevo. Ma io non ti conosco. Ma io ti ho conosciuto a Zaccarolo. Per il poliziotto: io sono quello che ti ha fermato. Dico: oh, che deve fa? Era dei carabinieri, ma ero travestito. A un certo punto mi passa sto metal detector in bocca e comincia a suonare con un suono molto forte, un suono fortissimo. Pi, 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 pi. C'è la che cosa c'ha in bocca di metallico? È il ponte! Ce lo deve togliere. Cioè, mo secondo te io me levo il ponte? Cioè, sì, bisogna controllare se sotto al ponte c'è una bomba. Dico: beh, mi sembra anche giusto, anche perché a me il dentista il ponte mi ha fatto pagambotto. Quindi mi sembra giusto. Ma tutto baci dentro lo stadio, basta con sto fumo! Mandare pure delle cartine, i filtri, perché altrimenti... Ah. Allora, perché vedo qualcuno fa così, se non fa risonanza poi, eh. Tutto magia senza punto dentro lo stadio. Fa-fa-fa-fa-fi. Fa-fa-fa-fa-fi. Che tifosi dice: ma chi è sto intruppato? Chi è? De che squadra è? De che squadra sei? Stavo con 2 litri d'acqua, dice: no, l'acqua non può entrare, la deve bere tutta qua. Tutta qua, tutta l'enfiato! Sì, sì, tutta insieme. Ma dovete controllare se sono un tempista o se ho i calcoli aerei. Fatemelo sapere. La stessa cosa vale quando vai in un aeroporto, no? Ma questo è giusto, i controlli sono fondamentali, sono giustissimi. Arrivo all'aeroporto, devo partire per lavoro, arrivo all'aeroporto, io non sapevo che erano così meticolosi, e ve la premetto questa cosa. Apro il borzone, mi apre il borzone, mi tira fuori il profumo, fa: il profumo da 500 ml, lo deve buttare. Dico: guardi, costa più il profumo che il volo andata e ritorno. Ok? La lametta? La deve buttare, potrebbe minacciarci il pilota. La schiuma da barba? Potrebbe farci un anestetico, mi ha detto. Il dentifricio? Potrebbe farci una bomba. Ma ha detto con sto tono tipo de Roma Nord. Mi ho volato a vita, ho preso il profumo, lo so buttato tutto addosso. Ma che da vita? Pesa la schiuma da barba, da testa ai piedi. Pesa la lametta, mi sono rasato tutto. Gli do i documenti, avevo cambiato aspetto. Dice: chi è questo? Non lo so, chi che non lo so, va bene che non lo so. Ma secondo te io faccio una bomba col dentifricio? Così quando esplode morono tutti col sorriso. Ma che stai dicendo? Scusatemi, eh. Poi dice: è normale che l'attentatore c'ha la barba e il turbante. Gli ha levato la metta, gli ha levato lo shampoo, gli ha levato la schiuma, la barba! Fra un po' attentati faranno così, se lavano il cappellaio, i pitocchi, attaccate! Attaccate! A un certo punto
passo sotto la TAC e metal detector, una TAC è diventata. La gente non va più alla ASL a farsi le lastre, va all'aeroporto di Fiumicino. C'avevo dietro uno con la flebbo con un pappagallo, dai, che spingeva. Dico, te stai fermo con sto pappagallo da dietro, mi sta a far male col becco, te stai fermo. Ce lo fa la lastra, e poi se fa male la lastra, ce l'hanno la risposta, se l'hanno a casa, che cosa spingi? E c'avevo, diciamo, una specie di borsello, passo, con ti, dice, che c'era il borsello? Dico, niente, che c'ho, niente, che c'ho? Ma ha aperto il panino. Cioè, che c'è dentro? I spinaci, ho detto. Che non sa che contengono ferro? Ah, contengono ferro i spinaci. La prossima volta poi faccio i peperoni, va bene? Cioè, perché? Perché così aereo se precipita il peperone te lo riporta su, perché se sa che il peperone sale. E a un certo punto non riuscivamo ad imbarcarci perché quello che c'era dietro di me, quello che stava dietro di me praticamente, gli hanno levato le scarpe e c'era l'unghia lunga dell'alluce, ce l'hai sa, deve tagliare l'unghia. Quello ha detto, ma adesso, adesso, perché lei con un'unghia così, se sfila la scarpa, potrebbe minacciare il pilota, sfregiarlo e dirottare l'aereo. Tutti a cercare un paio di tronchesine, dicevo, raga, piate queste tronchesine che qui veramente, se no, non partiamo più. Usciamo fuori e c'era il pullman che c'era venuto a prendere per portarci dove era posizionato il nostro aereo. E mentre che camminavamo, io vedevo le altre compagnie aeree, c'era la British Airways, la American Airlines. Senti che c'ho, c'ho slang proprio, che ormai, ma l'inglese è diventato proprio il pane quotidiano, specialmente a Roma, una confusione, adesso quelli vanno a fare i fighi, perché domani vieni a casa mia che do un party, ma se parti che venga a fare, imbecille, poi suo non c'è sta nessuno, oh vado che domani c'ho un training, oh controllo che c'ho sciopero, ma una confusione. Uno l'altro giorno, sì, stamattina mi sono alzato, ancora stavo in una fase REM. Quell'altro ha detto, te, io mi sono svegliato King Queen. Ma che fortini, che cosa fortini? Io ho visto scendere dall'American Airlines tutte queste modelle, praticamente. Non erano hostess bionde, brune, more, rosse, magre, alte. Io avevo prenotato l'aereo, facevo questo volo con l'Air Cina, per carità, io... non ho niente contro i cinesi, anzi a Roma c'è la terza generazione, sono come se fossero romani, solo che vista aereo, pensando un po' ai prodotti cinesi, un po' d'ansia mi è venuta, volevo dire, compri una lampadina cinese 20 volte, tu pensi che sia il voltaggio, invece la puoi accendere e spegne solo 20 volte e poi se brucia un attimo il pensiero te viene, per non parlare delle batterie cinesi. Io una volta ho comprato un trenino dal cinese a mio figlio, ha cominciato a camminare quando gli ho levato le batterie, pensa, ha cominciato a camminare. E poi non riesco a capire perché solo noi a Roma riusciamo a sentire se una pila è carica così. E dovete dire perché? Perché? Che cosa c'hai in bocca? Un tester, che cosa c'hai? Mio zio a Natale, quando mi regalava la macchinetta elettrica, poi mio padre doveva andare a comprare i torcioni. La macchinetta costava 10.000 lire, i torcioni costavano 70.000 lire. Mi padre, maledetto giorno, perché gliela porta la macchina? Perché poi i torcioni, sai, erano queste pile enormi che tu dici, mamma mia che carica che c'hanno. Niente, on, off, 12 torcioni, scarichi. Mi ricordo, mio zio così, sono scariche. Mi padre, la scaricate di casa saliva. Pensa che quando non funzionavano le lampadine, l'avvitavamo in bocca a mio zio per vedere se si accendevano. Un tester. Quindi arriviamo davanti all'aereo nostro, era la TR, sai quello con le eliche, ho detto meno male, almeno se non salziamo un volo se la famo via mare, in qualche modo famo, ma un aereo piccolo, piccolo, talmente piccolo che i bagagli hanno spediti con American Airlines, dice guarda portate cibo, perché c'entravano. A un certo punto hanno visto un aereo così, io sono andato da quello che portava il pullman, dico scusami, ma se facciamo una colletta, ti mettiamo a benzina, ma fammi se una tirata fino a un dove mannaco... Corpul, ma te dammi il cambio, no? Una volta lo porto io, non lo porta. A un certo punto si apre il portellone, con la scaletta scendono le hostess, l'hostess più alta dell'Air Cina, così. Tutte vestite d'azzurro. Ho detto, il pilota sarà Gargamella, vedrai che... E infatti quando siamo saliti il pilota così, Frank Post sta a morsa,
Io sono il capitano. La 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 la. Sai come si abbala? La 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 la. Ora che succede? Che io non sapevo che l'aereo, quando sta in fase di rullaggio, io pensavo che era tutta un'altra cosa il rullaggio. Dico, vabbè, il pilota c'ha la cartina. Oh, yes. Beh, per vedere dove deve andare. Non sapevo che l'aereo stava, l'aereo fermo, con i motori al massimo. Uii, ma si muoveva. Uii, manco del millimetro. Uii, ho strillato al pilota. Oh, stacca il piede dalla frizione. Stacca il piede dalla frizione. Oh, non riuscivamo ad alzarci, non c'è stato verso. A un certo punto mi sono affacciato al vetro, due cinesi che elastico ci hanno lasciato. E finalmente ci siamo alzati. Un aereo lentissimo, l'ATR, mamma mia, hai visto l'ATR? Grazie. Un aereo proprio lento. Siamo entrati dentro una nuvola, siamo rimasti due ore dentro la nuvola. Abbiamo cambiato rotta, dannava la nuvola. Dopo due ore ci ha buttato il lampo, oh, ve ne dovete andare, questa è casa mia, ci ha cacciato. Siamo usciti fuori in gabbiano, ci ha fatti i fari che gli abbiamo dato la precedenza. E la cosa bella, e vado a concludere, la cosa bella è che lì le informazioni sulla sicurezza te le danno in volo, che non servono niente, di solito si danno a terra. E la cosa che io invidio ai cinesi è il sorriso, ridono sempre, in continuazione, ridono. Dico, forse per quello mangiano il riso, perché se... ridono. Esci dall'oste sei così. Adesso andiamo a casa di questo volo. E detto volo. Chi? Vedo volo. Sì. Ha detto volo, no? Sì, ha detto volo. No, ha detto volo, che ha detto pollo. Ed è così questo volo. Prendete paschellina. Mettete in bocca, tirate i raggettini, l'ossigeno non arriva. Se aereo sta a precipitare. Senti che botto! Senti che botto! A un certo punto io c'avevo un po' di timore, quindi sono stato tutto il tempo che amano qua. Attenzione, io ci tengo alla volgarità, mi conoscete, non mi piace la volgarità nei miei spettacoli. Questo non è gesto volgare, questo è gesto istintivo maschile. È istintivo, se sta a precipitare la prima cosa che fa è questa. Se c'è un amico tuo che ti ferma il braccio, dice ma tanto dobbiamo morire. Ma fammici provare, ce l'ho, fammici provare, no. Dicono che serve, fammici provare. Infatti in aereo quando si schianta, l'uomini trovano tutti così. Eppure qualche donna, fammi tocca per l'ultima volta prima di impatto. Ma la cosa bella è che durante il volo se ti fa vuole voltini primavera, vuole voltini primavera, vuole voltini primavera. A quello vicino a me dico, oh, te devi sta zitto, io già ho l'ansia, non devi parlare. Mi fa, ma che boh, mica so io. Mi sono girato dall'hostess e dico, che cosa c'è? Che cosa c'è? Che cosa c'è? Grazie!